Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Francesco Cavici, oggi siamo qua in un nuovo video su. Se mi vedete così è perché ho appena registrato questo stesso video e mi sono reso conto che il microfono era disattivato. Mo capite, lavoro a YouTuber che non è facile, eh? Ok, ritorniamo comunque a tutto quello che ho detto prima. Questo tutorial sarà, questo intanto è un tutorial, e sarà come collegare il controller della PlayStation 3 e giocarci su PC. Ok, dovete avere un programma che comunque non trovate su internet, non si troverà facilmente su internet, ma io lo trovai su un forum molto tempo fa, ho dovuto scaricare password interiore, bla bla bla. Vi lascerò tutto in descrizione con il mio link mega personale, dove tutto con la password è privato, non c'è nessun virus, non c'è nessun problema, non incorrete a niente, sono cose belle, perfetto. Lasciamo perdere, ok. Vi troverete davanti un file RAR, lo estraete, lo mettete nel desktop, vi uscirà la cartella SCP server con due cartelle dentro, bin e source. Source non lo aprite, fate finta che non esiste, chi vedete. Niente. Bin lo aprite, ok. E avrete tutti questi file. Sto registrando? Bene. SCP driver lo aprite. Ok, sto facendo più veloce possibile perché poi devo arrivare alla parte totale. Perché non è che è solo questo il video, no, è no, qualche 50 video. Ma va bene, benissimo. Staccate il controller inizierà a lampeggiare come quando esco dalla PlayStation. Collegato un cavo compatibile con il controller della PlayStation 3 al PC. Io ho collegato quello che mi hanno dato originale, che è pure abbastanza lungo, non so quanti metri, ma è buono. Perfetto. Aprite questo, mettete tutte e quattro le spunte, force install, configure device e Bluetooth driver. Non so il Bluetooth purtroppo come metterlo perché non è il mio PC Bluetooth, non lo posso fare. Sto facendo però dei test con il mio portatile, ma essendo abbastanza vecchio, capite bene che è un po' difficile, però ci sto provando anche perché con il sistema operativo non lo so. Ma va bene. Dopodiché, molto easy. Collegate il controller, come vedete, adesso smetterà di lampeggiare a me. Io faccio un install per disinstallare i driver dal PC e vedete cosa succede ora. Io raga, non mi. Cioè, ma perché non registro l'audio? Non lo so. Inizierà a lampeggiare come se fosse scollegato. Basta che voi premete una sola icona. Signori, una sola icona. Sembrano le televendite. Un'icona install. Però televendite gratis. Smetterà di no. Magia? Stregoneria? No, un programma. Ok. Usciamo da qua. E adesso. Cosa deficiente. E adesso aprite SCP Monitor. SCP Monitor è una specie di gestore file, gestione file di tutto sto trick e ballacchi. Qua vedrete i pad connessi. Un pad 1, bellissimo questo pad. Ne collegate altri 7, 5 fatto, collegate tutti qua. Perfetto. E qua vi spunterà qua. Charged sarà sempre in carica, non si scaricherà mai nella vita umana. Se via Bluetooth sì. Ok. Dopodiché andate. Cristina da. Andate qua. Configuration. Non toccate niente qui, non toccate niente qui, non toccate niente qui, 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 non toccate niente. Le cose setting iniziali come disable SSP, lasciatelo. Disable LED, disable Rumble, se io le levo. Il LED rimarrà acceso come quello della PlayStation 3. L'ho levato io per una mia cosa che mi dà fastidio quando gioco, ma cavolate perché lo potete lasciare. Disable Rumble leverà la vibrazione del controller definitivamente finché non lo riattivate. Da tutti i giochi, anche se poi nei giochi si può disattivare mano a mano, perché io l'ho levato per me, perché in alcuni giochi vibra troppo spesso anche quando tipo spari su GTA e mi dà fastidio, cose del genere, cioè spari, guidi più che altro quando sei in girente, ok. E ragazzi, questo è il programma. Adesso però, siccome io sono bravo e come vi ho fatto vedere ai tempi su quello della PlayStation 2, come si gioca al controllo, cioè come si gioca, che funziona, vi aprirò un gioco molto leggero che è Party Hard, perché l'avevo selezionato prima tra i miei vari giochi installati. E appena si avvia Party Hard, gioco che ci farò un gameplay. Musica pure bella, ok. Vedete? Faccio qua, funziona. Qua funziona perfettamente. Andiamo qua, magari andiamo qua. Aspettiamo un attimo che carica. Trick e ballacche solito. Leviamo il volume perché non so perché è sparato. E come vedete, se io cammino, non so chi sia questo personaggio perché non l'ho mai giocato in vita mia, ma va benissimo. Vedete? Tac, tac. Ho provato a uccidere più veloce dell'altro. Lasciate perdere. Tac. Il controller funziona perfettamente. Adesso poi siamo arresterà bene, benissimo. Ciao. Grazie
chiudiamo qua, chiudiamo sto gioco. E ragazzi, il tutorial era questo. Vi dico soltanto prima di chiudere che in descrizione per aprire il file ci sarà la password dell'archivio, come vi ho detto all'inizio. Basta che aprite quel il link mega su Chrome, su qualsiasi browser, mettete quella password che vi ho messo io, scaricate il RAR, estraete il tutto, premete su un tasto su i driver install. Il controller ogni volta che lo collegherete funzionerà sempre. Se magari tra 2 anni, puta caso, il controller magari si disinstalla nei driver per un problema, ripremete install, fate un install e funziona sempre. Quindi ragazzi, vi posso assicurare che questo è un software, uno dei software più funzionali del mondo per PlayStation 3 controller, che altri non ne ho trovati in questi anni. E niente, per il software della PlayStation 2, quello del tutorial vecchio, vi informo, visto che vedo sempre commenti di gente che dice ma perché non mi funziona, io ho comprato l'adattatore da 8€, spendo solo. Non spendete più soldi per adattatori del PlayStation 3 se proprio dovete, quello da 3€, non da 8€, perché non ha senso. Cioè non ha senso in questo momento, non ha senso comunque, avrebbe senso se funzionasse il programma. Il programma X360 c'è, lo sviluppatore ha smesso di pensare al progetto, comunque di sviluppare nuove release, non ha fatto più nulla ed è fermo al 2015, quindi come capite bene è completamente disabilitato per i controller PlayStation 2, non funziona più nulla. Se però dovessi trovare dei programmi per PlayStation 2, o io o voi, io ve lo farò sapere in futuro, come vi farò sapere se riesco a collegarlo col Bluetooth, o fatemelo sapere voi se avete un PC fisso Bluetooth, perché è molto più easy collegarlo col PC fisso, perché il PC fisso è più reattivo, magari pure più è nuovo, il portatile mio è abbastanza vecchio, con i driver ci fa cazzotti per modo di dire, quindi non so se ci riuscirò io, ma vediamo. Quanto riguarda PlayStation 2, fatemi sapere comunque se voi trovate dei software per PlayStation 2 controller che funzionano bene, che magari poi ci potrei fare un video e dire anche che siete stati voi a consigliarmelo. E niente ragazzi, io vi ringrazio per questo video, non c'è un preferito, lasciami un commento, condividete, soprattutto sempre se non avete la serie sul web, sito web che non ho aggiornato perché non ho trovato nulla di interessante sul web, ma appena lo trovo lo aggiornerò. E niente, bella a tutti ragazzi. Ragazzi, adesso che è finito il video vi lascerò proprio dopo la fine del video, ovvero adesso, un tutorial fatto da me, come velocissimo, come scaricare un file da mega. Perché questo? Perché magari chi non lo sa fare lo può avere direttamente qua. E comunque io, come ho sempre detto, i miei tutorial devono, il mio standard è che dovete capire, vi voglio fare capire tutti i passaggi, quindi anche come scaricare il file contenuto nell'archivio di mega. E niente ragazzi, bella. Ok ragazzi, come vedete adesso siamo su Mega, perché come ho detto nella traccia di prima, vi farò vedere come scaricare il tutto e come fare tutto. Allora, come vedete io sono sulla mia gestione di Mega, ovvero il mio account. Qua abbiamo BIOS, il BIOS della PlayStation 1, quindi il back tutorial, controller PS3. Cosa dovete fare voi? Io adesso prenderò il link dal mio. Quindi, voi avete questo link, lo copiate, fate copia. Andate in una pagina, incollate e vi si presenterà così. Si aprirà Mega, ma vi dirà: per accedere a questa cartella a file hai bisogno della chiave di decrittazione. Se non hai la key chiedi al proprietario del link. Qual è la chiave? Questa qua, che vi metterò tutto in descrizione ovviamente. Voi fate copia, fate invio, decripta. Dopodiché vi spunterà questo link così. Cosa dovete fare voi? Scarica con il browser. Fate aspettate un attimo. Ok, come vedete sta finendo. Ha finito. E adesso appena finisci di scaricare, spero subito. Ok. Come vedete potete chiudere il link. Io posso chiudere anche la mia gestione file. Aprite il file RAR con WinRAR, WinZip, quello che volete. Premete qua. Fate estrai in desktop. Ok. Aspettate la procedura del programma. Aspettiamo un attimo. Dovrebbe essere anche abbastanza veloce, perché WinRAR non mi ha mai dato problemi di velocità. Infatti ha finito. Chiudete tutto, chiudete Chrome e avrete qua il vostro file. No, è qua, scusa, quello è il file mio. Dopodiché, come vedete, non è un file di installazione. Voi avete qua tutto. Aprite, ora vi accedo SCP driver. Aspettiamo un attimo.
E funzionava perfettamente, seguendo la procedura del mio video. SCP Monitor, ovviamente da me tutto connesso perché il controllo è qua. Niente ragazzi, io vi ringrazio veramente per aver visto questo video e niente, spero veramente vi sia stato utile, perché il controller della PlayStation 3 è uno forse dei controller che usano di più le persone per il PC, perché comunque si usa anche con la PlayStation 4, però quella della PlayStation 3, a parte che è molto più versatile, perché quella della PlayStation 3 è molto easy, è molto facile da usare, cioè è Sony, E vabbè, niente ragazzi, io ringrazio per questo video, non ci ho mai lasciato, mi raccomandate questo video e condividete. Soprattutto, sempre se andate voi a passarmi sul web, l'ho già detto nel video, però non è finito quel video, perché io l'ho avuto alla fine di avere in mente questa brillante idea. E niente, bello a tutti ragazzi.